E poi a 20 anni, improvvisamente, da un giorno all'altro, mi sono svegliato un mattino che vedevo rosso da entrambi gli occhi. E non, da quel momento, quindi dai miei 20 anni, non ho più visto. Non riuscivo a muovermi, a fare la vita di tutti i giorni senza l'aiuto di una persona. Per me il cane a un certo punto è diventato una cosa essenziale, cioè come il cibo. Non solo una cosa utile per i miei movimenti, per la mia autonomia, è diventata anche una cosa estremamente utile per la mia psiche, perché il cane mi dava una forza psicologica e mi ascoltava i miei problemi nel suo silenzio con una immensa dignità e un immenso rispetto. E lui si sveglia al mattino di buon umore e va a letto la sera di buon umore. Quando io vedo che lui è felice, in automatico anche il mio carattere è felice. Sono come delle spugne, cioè il cane già di suo, ma il Labrador in particolare, assorbe le energie negative di cui noi a volte ci carichiamo nella vita, quindi se siamo di malumore, se siamo tristi. Il cane assorbe queste nostre preoccupazioni, queste nostre rabbie e le tramuta in positività, quindi ci ridona il sorriso, ci rende felici, proprio felici, con pochissimo, con niente. Basta a volte solo la sua vicinanza o una carezza, perché è una forma di energia. Questo è raro poi trovarlo nelle persone. Nell'Interland milanese, precisamente a Limbiate, sorge discreto un centro che può essere definito una piccola fabbrica di libertà. Un team di esperti addestratori cinofili diretto dal presidente Giovanni Fossati, che lavora intensamente per formare e donare in tutta Italia cani guida a titolo gratuito. Il non vedente, quando non, ovviamente non vive col cane, magari si aiuta col bastone bianco, eccetera, non ha quella libertà che serve, perché normalmente poi deve essere accompagnato la maggior parte delle volte. Invece il cane ti dà questa libertà, ti dà questa indipendenza, che è quella che ti porta a condurre una vita più normale, e evitando, proprio vedendo coi suoi occhi, tutto quello che ovviamente non vedresti col bastone bianco o con qualsiasi altro supporto. Ecco, noi diciamo che la nostra mission è proprio quella di addestrare i cani guida, ben addestrati, ben formati, in modo che sono da supporto a queste persone che hanno bisogno, proprio per rendere la vita abbastanza normale e per rendere soprattutto indipendenza, perché col cane guida loro sono indipendenti. Il servizio cani guida dei Lions, supportato per gran parte dall'omonimo club, fu fondato nel 1960 da Maurizio Galimberti. Aviatore ed ingegnere che, dopo aver perso la vista in un grave incidente aereo, scoprì l'imprescindibilità di questi cani e volle dare il suo contributo sociale. Il centro è un complesso di moderne e funzionali costruzioni che affaccia su un elegante parco, dove avviene l'addestramento. Troviamo le strutture dove i cani dormono, gli uffici per le relazioni esterne e l'organizzazione del lavoro. E poi appositi appartamenti occupati dai non vedenti nei primi giorni di socializzazione con il nuovo compagno di vita. Consolidati i metodi di lavoro per formare cani ineccepibili. Un lungo percorso che trasforma cuccioli di Labrador in veri e propri angeli a quattro zampe che guideranno, proteggeranno, terranno compagnia e ameranno il loro padrone per tutta la vita. Dai 3 giorni di vita si cominciano le prime manipolazioni coi cuccioli. Una sorta di ginnastica propedeutica che ha lo scopo di stimolare i neurosensori e accelerare così la consapevolezza del proprio corpo. La fase successiva è la Puppy Gym, una palestra gioco realizzata con caratteristiche ben precise e oggetti studiati per lo sviluppo muscolare e sensoriale.
Tutto questo per abituare il prima possibile il cucciolo a ogni tipo di elemento che si troverà a fronteggiare una volta divenuto un cane guida. Ci sono appunto pavimentazioni di tipo differente, ostacoli che simulano ostacoli presenti nell'ambiente esterno, ci sono ad esempio dei pezzi di plexiglass e tutto che simulano il vuoto, dei tunnel che possono simulare degli ambienti con poca luminosità, e delle rampe, tutto ciò che si potrebbe trovare appunto nell'ambiente esterno. A 3 mesi i cuccioloni vengono affidati a delle famiglie volontarie selezionate, le puppy walker, che hanno il compito di farli socializzare con l'esterno e riportarli in addestramento una settimana al mese, dove affronteranno la preparazione all'indifferenza agli stimoli, soprattutto a Maciste, il gatto del centro. Senza guinzaglio, saranno liberi di giocare, ma una volta nelle mani del conduttore, dovranno essere estremamente composti e concentrati. Alla fine di questo percorso avremo dei cani che saranno in grado di rimanere indifferenti di fronte a uno stimolo molto forte, come può essere quello di vedere 2 persone che giocano a pallone in un parco. Brava! Guida! Nell'ultima fase di addestramento, con il cane ormai abituato a indossare la guida, questo è il nome della classica pettorina, gli addestratori perfezioneranno la parte più pratica della sua formazione. Il cane dovrà prendere piena consapevolezza delle proprie dimensioni, soprattutto acquisendo anche quelle del non vedente che accompagna, sia in altezza che in larghezza, con il compito di evitare elementi pericolosi e le insidie della strada. Modalità on e off, come fosse un interruttore di responsabilità. Portato a guinzaglio, segue senza giudizio. Ma una volta preso per la guida, diventa lui il conduttore ed inizierà un'attenta analisi che lo porterà a evitare tutto ciò che percepisce come pericolo per il non vedente, senza trascurare la segnalazione dei gradini. Bravissima, Biter. Bravissima, Poison. Brava, Poison. Non solo rifiuterà alcuni passaggi, ma troverà da solo strade alternative. Bravissima, Poison. Brava, Biter. Un'altra cosa fondamentale nell'addestramento dei cani guida sono l'insegnamento dei comandi di ricerca, come in questo caso zebra, per cercare un passaggio pedonale. Molto bene! Ok, Foran! Andiamo, dai! Benissimo! Ste! Un altro comando molto importante è quello della ricerca della panca, di un posto a sedere. Panzer! Panca! Andiamo! Dai! Foran panca! Diamo panca! Ok! Super! Perfetto! Bravo Panzer! Sono cose che per noi sembrano scontate, ma per un non vedente sono molto importanti. Ciao!